Il Forum per la difesa della sanità pubblica ha deciso a spostare l'asticella più in alto, mentre pensa alla manifestazione di piazza con corteo e fiaccolata di Isernia il 31 marzo, già si impegna a trovare il modo per far scendere la gente in strada anche a Campobasso, perché qui nel capoluogo regionale che la battaglia va combattuta in maniera più decisiva. Ma per fare ciò, fanno presente i membri del Forum durante un'assemblea pubblica all'incubatore sociale a Campobasso, c'è bisogno che i molisani capiscano che devono esporsi in prima persona per salvare la sanità pubblica, perché sono loro quelli che hanno più da perdere dalla privatizzazione dei servizi. Ci sarà la prima iniziativa che parte da Isernia con questa fiaccolata, perché l'ospedale ormai è in fase di dismissione completa, per cui vogliamo cercare di interrompere questo e abbiamo chiamato a raccolta i cittadini. A questo dovrà seguire una mobilitazione generale su Campobasso e il tentativo di fare una sintesi anche con le altre vertenze regionali, perché effettivamente dobbiamo dire ora basta, questa regione non può andare più avanti così. Intanto però il Forum incassa il primo piccolo risultato positivo venuto fuori dalla seduta di consiglio regionale del 15 marzo. Ci sono stati degli avvenimenti fortemente positivi a nostro modo di vedere, perché tutto ciò che sembrava scontato e andare semplicemente verso una destrutturazione del pubblico comincia a entrare in crisi come sistema. Allora già questo per noi è importante, perché le forze in campo che stanno dall'altra parte sono davvero delle corazzate. Noi da soli ci siamo organizzati e riusciamo adesso a penetrare anche nella testa della gente, per noi questo è un fatto importante. Il fatto poi che alcuni sindaci, come quello di Busso, abbiano deciso di unirsi alla battaglia è un segno molto positivo. Il Consiglio Comunale del Paese infatti ha deliberato contro l'accorpamento del Cardarelli con la Fondazione Giovanni Paolo II. Ora però ci si aspetta che l'esempio venga seguito da altri. Anche a raccolta i sindaci abbiamo chiamati e adesso farò un appello sulla manifestazione di Isernia, perché li vorremmo con la fascia tricolore a difendere i loro cittadini. Loro sono delle figure fondamentali nella difesa di un bene pubblico come il diritto alla salute, e i cittadini vedranno in loro un deficit di, se i cittadini vedranno loro un deficit di partecipazione, potrebbero avere delle conseguenze anche da un punto di vista politico, io penso.